Diamine, allora oggi mi vedete tutta quanta struccata perché ho intenzione di farvi un get ready with me con la nuova Naked Smoky. Ok, non è più tanto nuova, però siccome io l'ho ricevuta per la Befana, allora non l'avevo ancora utilizzata bene. L'ho provata qualche volta, ma appunto non mi sono mai messa a fare un bel trucco con questa palette. E quindi appunto, siccome me l'avete anche chiesto, ho pensato di farvi un get ready with me con questa palettina. E così insomma, se volete acquistarla, se pensate di acquistarla anche voi, potete vedere un pochino la scrivenza degli ombretti. E pensavo comunque di fare un look non tanto scuro, anche se questa è una palette con colori abbastanza scuri, perché questo qui volevo che fosse anche una specie di get ready with me per San Valentino, visto che è la prossima festa insomma che sta per arrivare. Quindi non voglio usare colori troppo forti, voglio comunque fare una cosa abbastanza delicata insomma, adatta per San Valentino, perché sapete che a me non piace fare trucchi molto forti, soprattutto per uscire insomma insieme al fidanzato, perché non mi piace poi che magari mentre ci abbracciamo mi si sbava tutto l'ombretto, se è troppo scuro si vede un sacco, quindi preferisco sempre fare delle cose un pochino più chiare. Comunque insomma, iniziamo subito con questo get ready, se no qua questo video durerà 30 anni. Come prima cosa applico il Professional su tutto il viso. Questo qui è appunto di Benefit ed è un primer, ce l'avevo già, però mi è arrivato questo nuovo qualche giorno fa, quindi adesso lo apriamo insieme perché quell'altro che avevo era un po' vecchio, quindi insomma uso questo nuovo. Ne metto un pochino sul dito e poi lo stendo su tutto il viso. Di questo ne basta davvero pochissimo, si trasforma subito da crema a tipo effetto polvere. Mi piace tantissimo questo primer, è uno dei miei preferiti, infatti appunto come vi ho già detto ce l'avevo già, e lo stendo bene e mi dovrebbe aiutare a fissare il trucco tutto il giorno. Le parti poi che ho ancora nelle mani le passo anche qui nel contorno occhi, perché tanto non mi dà nessun problema, e in modo insomma da non applicare il primer anche sopra gli occhi. Inoltre ha un profumo buonissimo, mi sembra che è più buono rispetto a quello che avevo prima, forse perché quell'altro era più vecchio, ma mi sa tipo di agrumato, molto buono il profumo. Forse hanno cambiato profumazione, boh, chissà. Ok, dopo aver applicato il primer passo al correttore. Io utilizzo questa palettina di Makeup Revolution e come potete vedere il colore che uso sempre è questo qui. Lo applico con questo pennello di Real Techniques e lo passo soprattutto qui intorno all'occhio. Poi, siccome non vado a mettere un fondotinta, ma appunto come sapete metto sempre solamente una piccola, una ciglia insomma un po' così, non tanto coprente, siccome qui ho un brufolino metto un po' di correttore e lo spargo un po' anche qua e là su tutto il viso in modo da coprire varie imperfezioni, insomma se c'è qualche piccola cosa da coprire la copro con un leggerissimo strato di correttore, perché non mi piace mettere il fondotinta, come vi ho già detto nel video mi pare dei prodotti preferiti del 2015. E poi prendo questa cipria qua di Bionike, non so come si dica, ne applico un po' su tutto il viso con questo Kabuki di Zoeva. Mi piace applicarla con questo perché ne applica davvero poca, giusto quanto basta per fissare insomma il correttore, visto che non ho appunto grandi cose da coprire, preferisco tenere anche la base abbastanza leggera, quindi ok, applico questo. Poi iniziamo con gli occhi. Prendo ovviamente la mia bellissima palette Naked Smoky, non so ancora quale colore utilizzare, non ho ancora deciso. E prendo il pennello, questo che stava già dentro, e vediamo un po'. Inizierei mettendo questo colore, il secondo, Combust, su tutta la palpebra, perché mi sembra un colore abbastanza nude, quindi si può usare diciamo per omogeneizzare, sì, togliamo la pellicola dal vetro perché sennò non mi vedo, rendere omogenea la palpebra, ok, leggermente più scuro del mio incarnato, ma va bene, molto bello questo colore, mi piace. Questo è matte, ovviamente lo metto anche dall'altro lato, ok. Con lo stesso pennello, anche se è un po' sporco, vado a prendere il primo colore 13, questo qui, e lo uso come illuminante, quindi lo metto sotto all'arcata sopraccigliare, un po' qui all'interno dell'occhio, ok.
Adesso io direi vado a prendere un pochino di whisky, che è il terzo colore ed è sempre matte, però è un marrone, sempre con lo stesso pennello. Questo mi piace tanto quel pennello che c'è all'interno di questa palette, perché ha due lati, insomma, quindi questo è piccolo e molto molto preciso, e questo qui è da sfumatura, e questo mi piace appunto perché posso prendere il colore, diciamo, che dovrei mettere nella piega e iniziare ad applicarlo piano piano con più precisione, perché va a finire sempre che lo applico tutto qua fuori se lo metto direttamente col pennello da sfumatura. Quindi mi piace molto questo perché sono più precisa e lo posso mettere esattamente dove voglio, e poi posso andare a sfumare con questo, quindi mi piace molto e devo dire che funzionano anche abbastanza bene. Ok, ho creato una leggerissima sfumatura, provo a farla anche di qua uguale. Ok, sempre con la parte piccola del pennellino applico lo stesso colore whisky anche un pochino qui sotto all'occhio per incorniciarlo meglio. Cerco di non strusciarlo troppo e di picchiettarlo, perché questi ombretti di Urban Decay sono un pochino polverosi, quindi non voglio che mi finisca tutto l'ombretto qua, e quindi picchietto. Ho trovato questo metodo per usare gli ombretti nella parte sotto dell'occhio. Adesso che ho incorniciato l'occhio anche sotto, sto cercando di ricongiungere il marrone anche sopra e di fare una sfumatura unica. Ok, vado a riprendere con Boost il secondo colore, e lo prendo questa volta con il pennello da sfumatura perché lo voglio applicare un po' qui come colore di transizione per sfumare meglio il marrone whisky, così non risulta troppo distaccato. Ok, direi che più o meno ci siamo. Ok, adesso voglio aggiungere un pochino di brillantini, perché abbiamo fatto tutto matte finora e non è per niente da me. Quindi vado ad aggiungere appunto un po' di ombretti glitterati. Vado a prendere questo pennellino della Real Techniques di Taylor Brush e vado a prendere Dirty Sweet, che sarebbe questo doratino qui, molto carino, e vado ad applicarlo al centro della palpebra. Oh, adesso sì che ragioniamo. Bellissimo. Poi vado a prendere anche un pochino di High, questo tipo un po' rosa shimmer, e lo applico nella prima parte. Poi prendo un pochino di Armor, che è questo bellissimo grigio super glitterato e mi attira tantissimo, anche se in realtà abbiamo messo l'oro, quindi non so dove usarlo. Forse ne metto un pochino qui sotto. Ok, direi che per l'ombretto potrebbe anche bastare, perché sennò va a finire che lo rendo troppo scuro e non mi piace. Sono abbastanza soddisfatta così. Molto bella questa palette, mi è piaciuta, quindi promossa. Volevo solamente sfumare un altro pochino questo ombretto perché mi sembra troppo scuro, quindi prendo il Teal Blending della Neve Cosmetics, questo pennello che mi è arrivato da poco e sto testando in questi giorni, mi piace tantissimo e sfuma benissimo, quindi lo uso per sfumare un altro po' qui, magari anche qui sotto. Poi facciamo un pochino di contouring, uso questa palette della Make Up Revolution, questa è la Contour Palette, e io utilizzo sempre questo colore qua perché è il più chiaro, con lo stesso pennello che ho usato per il correttore, poi tanto dopo lo devo lavare. Ne applico un po' qui, non faccio un contouring chissà quanto, ma un pochino insomma, visto che siamo proprio cadaveriche in questi mesi. Ok, con lo stesso pennello prendo anche questo qui, che è questo bellissimo illuminante, e lo applico qui, 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 per rendere la pelle un po' più luminosa. Prenderei anche un pochino di questo più bianco e illumino un po' di più sotto al sopracciglio, perché questo mi piace di più, illumina tantissimo. Quindi anche col contouring abbiamo fatto. Ripasso leggermente un po' di cipria sotto agli occhi perché mi sembra che sono diventati un po' scuri, sarà caduto un po' di ombretto, quindi passo un altro po' di cipria per pulire.
E poi passo al blush e utilizzo come quasi sempre questo qui di Lancôme perché mi piace... Mi è caduto il pennello perché mi piace un sacco e lo applico con questo pennello di Zoeva Blush. Mi ero dimenticata di mettere il burro di cacao, mi sto sentendo adesso le labbra secche, quindi me ne metto un po'. Questo è l'EOS Lip Balm al mirtillo. Nel frattempo applico l'eyeliner, vediamo se mi riesce una linea decente. Voglio metterlo perché comunque è un trucco diciamo un po' da sera, però voglio metterne poco perché mi piace tanto l'ombretto che ho messo, quindi non voglio che si va a coprire troppo, quindi ne metto una linea davvero super sottile. Ecco, appunto, può andare più o meno. Ora devo farlo solo uguale dall'altro lato. Più o meno, diciamo che ci siamo, di qua l'ho fatto un po' più grosso, ma vabbè, non importa. Adesso passiamo alle sopracciglia. Le pettino prima con quel che è rimasto della mia Anastasia Beverly Hills. Vado a prendere questa palettina di Benefit che sto utilizzando ultimamente per le sopracciglia e con il pennellino angolato che si trova all'interno prendo un pochino della cera marrone e disegno le mie sopracciglia. Non è proprio lo stesso identico colore delle mie sopracciglia, però insomma, finché potrò ricomprare la mia Anastasia Beverly Hills ci dobbiamo accontentare. Per fissarlo utilizzo un pochino di Conboost, che è il secondo colore della Naked Smoky, e mi sembra che cambi anche il colore della cera in meglio e sia leggermente più simile al mio colore di sopracciglia, quindi facendo così in questi giorni, io uso questo oppure uso il secondo colore mi pare della Naked Basics. Ok, un po' meglio. Le ripettino un'ultima volta e le fisso con il gel della Elf. Vedete quanti passaggi che faccio perché non ho la mia matita Anastasia Beverly Hills, mannaggia. Con quella facevo tutto in uno. Mi piaceva troppo, devo assolutamente ricomprarla. Appena arrivo in Messico vado da Sephora e la compro. Ok, direi che l'unica cosa che è rimasta sono le labbra e applico questa matita della NYX perché non voglio delle labbra troppo scure visto che insomma ho già fatto un bel lavoro scuro sugli occhi, quindi sulle labbra applico questo matitone che è appunto della NYX ed è il colore Sable ed è un nude un pochino mattone, ma un nude. Mi piace molto, è molto idratante, ecco qua. E poi sopra vado a mettere un pochino di questo gloss della Kiko, è il super gloss, il colore non c'è più perché mi si è staccato, comunque è di quelli là, non so nemmeno se li fanno più questi sinceramente. Io ho tutti i colori di questi gloss, mi piacciono tantissimo perché quando li mettevano in offerta ne compravo a bizzeffe, quindi ne ho un sacco, mi piacciono davvero tantissimo. Ecco qua. Ma che scema, mi stavo dimenticando completamente il mascara, come ho potuto? E sono andata di là, mi sono guardata allo specchio e ho detto qui manca qualcosa. Che stupida. Comunque applico il Benefit Roller Lash. Come ho fatto a scordarmi il mascara? Questo mascara mi piace tantissimo, infatti dovrei ricomprarlo perché sta per finire. Si vede che fa un po' fatica a uscire ultimamente, quindi sta seccando e sta finendo. Ok, adesso il trucco è davvero finito. Nel frattempo ho sistemato anche i capelli perché erano tutti un disastro, quindi basta gemmine. Questo qui era il mio Get Ready With Me con la nuovissima Naked Smoky. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto. Tutorial, vabbè, ti ricordo che non sono una makeup artist, ma questo è semplicemente quello che faccio io ogni tanto, insomma. E volevo provare a usare con voi questa palettina, quindi non è che voglio insegnarvi a truccarvi, insomma voglio solamente mostrarvi quello che faccio io. Quindi basta, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se così fosse lasciatemi tanti mi piace, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, iscrivetevi anche al canale di Cesar, Life of Cesar, vi lascio sempre il link nell'info box. Basta, fatemi sapere voi se avete provato la Naked Smoky, se vorreste comprarla, quali sono i vostri dubbi e vorrei fare un video tipo di mettere a confronto tutte quante le Naked, però non so insomma se faccio in tempo prima di partire, se no ve lo farò
farò magari ad agosto, quando torno a Roma e quando avrò tutte quante le mie naked, perché ovviamente in Messico non le porterò tutte. Quindi fatemi sapere anche cosa farete a San Valentino, se avete intenzione di uscire col vostro ragazzo, cosa volete fare, se non avete il ragazzo, se volete uscire con le vostre amiche, come vi truccereste. E anche, mi raccomando, mandatemi le foto se rifate un trucco simile con la naked, smoky o con un'altra palette, insomma. Mandatemi la foto su Instagram, vi lascio sempre il link giù nell'info box, mi chiamo Gemmina Franci. E quindi basta, Gemmine, vi mando un bacione enorme, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine! Ciao Gemmine! Allora, oggi avevo voglia di chiacchierare, quindi come avete sicuramente letto dal titolo, vi faccio un bel collaboll. Ho delle cose che mi sono arrivate da diversi siti, sia cose di più importanti, diciamo, tipo di benefit...